Marcello, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono in Veneto, sono in provincia di Padova e sto per andare a visitare uno dei borghi più belli d'Italia che si trova nel cuore dei Colli Euganei, una zona rilassante dove si cammina in compagnia del canto delle cicale. Oggi visiteremo Arquat Petrarca e si chiama così perché? Perché proprio qui ha scelto di vivere gli ultimi anni della sua vita il grande poeta Francesco Petrarca. Ciao Claudia! Ciao Lorenzo, benvenuto a Arquat Petrarca. Ma grazie mille. Allora, questo borgo, come appena detto, è proprio legato strettamente al grande poeta. Ma raccontami proprio il suo legame con questo posto. Certo, qui Francesco Petrarca è arrivato nel 1370, ha proprio passato la sua ultima vita, i suoi ultimi anni qui. Questo borgo è fatto di due parti, borgo inferiore, dove ci troviamo adesso, qui si trova anche infatti la sua tomba. Claudio, siamo arrivati nella parte alta del borgo e passeggiando mi sono accorto che ci sono ogni tanto lungo i vicoli delle targhe dove ci sono i versi di grandi scrittori, grandi autori che hanno dedicato proprio a questo borgo. Siamo infatti nel cuore di un parco letterario. Quindi era all'epoca un luogo dove bisognava venire, tutti i poeti, gli scrittori dovevano venire in una specie di pellegrinaggio laico. Grandi autori tra l'altro. Grandissimi, infatti tu hai letto Lord Byron, c'è Ugo Foscolo. D'Annunzio, bravissimo. One more kiss, ed eccoci, finalmente siamo arrivati nel cuore del borgo, la casa dove ha vissuto Petrarca. Questa è un'attrazione che richiama turisti da tutto il mondo. La casa oggi è aperta al pubblico perché è una casa museo di proprietà del comune di Padova, quindi accoglie i visitatori in questa suggestiva atmosfera. Si vede lui forse nell'unico momento in cui veramente è stato con la sua grande musa ispiratrice, Laura. Ma Laura è esistita veramente? Bella domanda. C'è chi dice di sì e c'è chi dice di no. Chi dice di no dice che probabilmente Laura era solo la versione femminile del Lauro, che è l'alloro, che è il simbolo della fama, della gloria che Petrarca cerca per tutta la vita. Laura non c'è. Caro Marcello, hai capito perché Francesco Petrarca aveva deciso di passare gli ultimi anni della sua vita proprio qui? Perché qui c'è una grande pace. E c'è una veduta straordinaria che ti permette di trovare l'ispirazione giusta per scrivere. Come ha fatto lui? Qui, tra i Colli Euganei, mi sono costruito una casetta piccola, sì, ma bella e dignitosa. E ci aveva ragione Petrarca. Quindi saluto questo borgo Arquat Petrarca e mi incammino verso un altro borgo che, ormai lo sapete, conosceremo insieme. Ciao, a presto!